Ciao amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con The Family Sims. Allora, è una tiepida mattina, quindi di sabato, quindi Belen non va a scuola per sua somma gioia e si è svegliata un po' nervosa perché oggi è un appuntamento con Josh e quindi ha deciso di fare shopping insieme al suo cane per cercare di calmarsi un attimo, di sfogare la tensione, nel frattempo pensare cosa mettersi, cosa dire, cosa fare. E quindi lei sta facendo questa corsa più per schiarirsi un po' le idee, per cercare di trovare il modo migliore per fare breccia nel cuore di Josh in maniera definitiva, perché lei lo pensa di continuo, è proprio cotta. L'ultima volta ci aveva discusso per gelosia, però alla fine sono chiariti, oddio, ah ecco. E anche la madre stamattina porta a spasso la piccola Minnie, che vorrei far notare lei come la veste. Così è come la veste la madre. Belen odia quando sua mamma veste il cane in questa maniera. Non posso dargli tutti i torti, in effetti. È molto più carina con la tuta e il cappuccio, al massimo solo col collare. Victor Luis, cosa sta facendo? Ok, è col piccolo. E lui potrebbe... Intanto cambiargli d'abito. Giusto per... Cambia abito. Mettigli questo e poi fagli un discorsetto. Ok, allora dagli il cibo, dagli del latte anche. Anche se non sarebbe il tuo compito, ripulisci il piatto. Cioè, non è che non è il suo compito, perché non è che lo dai a fare per forza le donne, però lui di solito non pensa a quelle faccende di casa, non è uno che aiuta molto la moglie in questo, quindi diciamo che per lui è un po' strano. Allora, potremmo fare fallo uscire, anzi no, questo ancora sta bevendo. Okay. Lui cerca di spiegargli già le basi della vita. Mi sembra un po' presto per dirgli come funziona un urinatorio, Victor. Parli anche di separazione? Buono. Ok, Belen sta tornando a casa. Jogging di Belen in questa strada e andare in su e in giù. Ma eccola a casa, è tornata, perfetto, quindi adesso direi che lei andrà a farsi una bella doccia e si preparerà per uscire, perché è veramente nervosa per questo appuntamento. Quindi si fa una doccia calda e sensuale, non lui, ho sbagliato, una doccia calda e sensuale. E poi usciamo con Josh. Poi, non ho uno specchio, sì, ce l'ho. Prova vari abiti. Aspetta, mamma, mi cambia vestiti. Deve provare comunque le tanti outfit, perché non sa bene come vestirsi per questo appuntamento. Vuole essere meravigliosa, bellissima e sensuale, senza sembrare che si sia preparata, però. Dovrebbe essere bella in maniera casuale. Sappiamo, no? Noi donne come siamo fatte. Anche perché è pomeriggio, quindi non è che devono andare... E non può vestirsi chissà come. Direi che così tesoro in pigiama non mi sembra il caso. È arrivato anche Darko. Darko, consigliaci. Sì, sei molto carina, ma no. Oh, così mi piaci. Vai, così. Andavi bene con...
anche così. Ma guardala, è fantastica. Mi piaceva quella che avevi. Ti metto questo. E poi datti una sistemata prima di andare al nostro appuntamento con Josh. Sì, togli i pelucchi di Darko, ecco che è passata la madre. E ha guardato anche dalla finestra per vedere cosa combina sua figlia. Sì, sei bellissima, Belen. Cioè. No, le voglio fare una foto, scusate. È meraviglioso. No, vabbè, io adoro Belen, ormai si sa. Ok, è arrivato il momento di andare al nostro. Basta con questo popcorn. Andiamo al nostro appuntamento e chiediamo proprio un appuntamento. Sì, cara, è arrivato il momento. Perché Jasmine. Josh, non con Jasmine. Jasmine è una tua amica, dovremmo risolvere questa cosa. 6.487 simoleon di bollette. Ottimo. Siamo arrivati al parco. L'ha portata qui. E vediamo anche di. Vabbè, è vero che non è che mi interessi raggiungere loro in questa serie. Però, comunque, flirtiamo. Le è arrivata, è emozionata, però vede molto lei, una persona, è frizzantissima come ragazza, quindi riesce a nascondere ogni sua debolezza dietro questa facciata molto sicura invece. E quindi abbiamo, che ore sono? Sono 11:30, lei fa una posa sexy, perché vuole conquistarlo. Sì, sei sexy, sei sexy. E vediamo se diamo questo primo bacio. Ma perché non mi dà primo bacio? Se lo sono già scambiati i baci. E il primo bacio arriva. Quindi per ora sta andando molto bene tra loro due. Il che ovviamente per lei è tutta una gioia, nel senso. Amoreggia con Josh. Allora, potresti entrambi sedervi. Ma sì, dai! Ma sì, fantastico. Giocate dentro insieme. Lei è tipa perché assolutamente non gli interessa niente delle cose che si devono fare. Se la vedesse sua madre le piglierebbe un colpo, ma tanto non c'è. E chi se ne frega. Quindi giocate. Ma che carini. Gioca con. Vabbè, stanno già giocando. Meravigliosi siete. Ok, poi, dopo che hanno giocato. Aspetta, una foto ci vuole però, ragazzi. Ora magari non proprio adesso che non è. Che insomma non è il massimo della posizione. Vediamo. Che fa? Certo, dopo sarà piacevolissimo camminare con i pantaloni e le scarpe bagnatissime fino all'orlo. Ops, scusate. Lei è molto flirtante. Oh, si fa anche un selfie perché vuole assolutamente registrarsi. Si deve taggare su Facebook, si imbuca anzi, e su Instagram. Sussurra smancerie, dai, siate un attimino e amoreggiate. Tanto questo non è che mi interessi. Ok, parliamoci un attimo, giusto? Chiacchieranno anche, no? Chiediamole della sua giornata. E poi.
Fai una serenata. Rivela la cotta come se ormai non lo sapesse. Volevo vedere se c'è spruzza dalla fontana. Poi ragazzi, ci deve stare. Che carina! No, voglio farvi una foto mentre lo fate. Vi prego, rifatelo. Vi prego, vi prego, riprego. Mandagli un bacio, disintervalliamo, ma. No, 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 no. Romantico. No, 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 no. Spruzzare la fontana perché voglio farvi una foto. No. Lei è bellissima. Dai, spruzza. Buona soup. Zappi. Muy bien. Pipitao felinus. Dai, non lo stai Do the door. facendo. Damsa garbi. Ti prego. Flimmy Ti dopsu. prego. Whibs. Awavine. Floopy. Allora, professore, amore eterno, mi Quasso. sembra un Pitch. pelino eccessivo. Yithruya. Niente amore eterno, però spruzzalo dalla. Rimpole. Dalla fontana, dai. Gorg. Voglio farvi una foto, vi prego. Ok, scusatemi ragazzi, io sono una rompicoglioni, però devo fargliela questa foto. Ok, direi che a questo punto lei comunque si è fatta abbastanza coraggio, no? Lei non ce la fa più ad aspettare, quindi lo fa lei, ma in realtà sarà lei gliela butta lì. Senti, ma quindi noi cosa siamo? E lui, ma io vorrei essere il tuo ragazzo, tu? Sì, e immortaliamo il momento. E quindi i due finalmente si sono messi insieme. E direi che loro adesso. Lui cerca quello, lei vuole fare una scappatella. Però lo volevo fare nell'osservatorio, per cambiare un po'. Ora ragazzi, per scappatella intendo effettivamente una scappatella, cioè non voglio che faccia sesso con lui per il momento, quindi non fa fichi fichi. È una scappatella, un po' che ci va vicina, ma. Non so, sì, oddio, lei lo farebbe. Sì, lei lo farebbe. Ok, allora lei farà fichi fichi con Josh. Comunque ragazzo le piace, adesso è pure il suo ragazzo ufficialmente, per cui perché no? Giusto? Olè! Guardala come volteggia questo telescopio. Siete felici, ragazzi? Vediamo le sue impressioni. Caldo e intenso per la socializzazione. Scambi di battute stuzzicante. Al settimo cielo per la scappatella. Phew, la sessione di amoreggiamento era fuori dal mondo. Nuovo partner per la nuova relazione. Una nuova relazione è un evento felice nella vita di ogni sim. Primo bacio, ma in realtà lei avevi già dato sto primo bacio, vabbè. Stretto una nuova buona amicizia. Ok, quindi lei adesso è al settimo cielo. Perché ovviamente si è messa col suo Josh, era quello che voleva, quello che ha cercato per me, insomma, da quando gli ha posato gli occhi addosso più o meno. Hai fame, mia tesoro. Lei ha fame, quindi adesso salutiamo Josh, che sono già le 4. Perché lei adesso ha un appuntamento con i suoi amici proprio per mangiare. Ok ragazzi, siamo arrivati al ristorante. Si è ritrovata Belen con i suoi amici, Sydney, Jasmine ed Eric. E sono pronti a cenare. Lei si prende un Tang e Zing, se lo prende anche Jasmine. Succo di mela frizzante lo prende lui. E lei si prende un dolce speziato.
che sono analcolici, facciamo finta. Lui si prende un hamburger e anche Jasmine. Si entra mezzino VLT, se lo prende lei. Mentre Belen si potrebbe prendere quiche, spinaci e funghi. Ok. Dove cappero Eric? Comunque, lei adesso racconterà a tutti, ovviamente, i suoi amici, che di quello di com'è andata la giornata. Quindi, condividi foto, gli sta facendo vedere magari una foto che si è scattata con Josh durante il giorno. Poi devo risolvere la cosa con lei, devo togliere il romantico. Amichevole, abbraccia perché tu sei felice. Cioè, chiedi di restare solo amici? Conversazione profonda. Anche lei gli sta raccontando delle sue peripezie sentimentali. Agnetti della vicina. Scusate, sto scegliendo. Mostra approvazione. Siediti insieme, vediamo se ce la facciamo. Eric dov'è? Ah, eccolo Eric. Raccontaglielo anche a lui. Quindi facciamo, condividi foto, no? Chiediamogli della sua giornata e facciamo finta che stia raccontando della giornata. Poi, se cortesemente ci sediamo tutti, lei le sta raccontando di Josh, molto felice, ma lui non lo è altrettanto, sta fingendo di essere contento per lei, ma in realtà il coprifuoco sta per iniziare. Sì. Lui non la prende molto bene, infatti si sta rifiutando di andare a mangiare lì, se ne va, ha inventato una scusa, ha detto che non si sentiva bene e che doveva tornare a casa e quindi lei resta con le amiche e chiederà anche a loro cosa ne pensano di questo comportamento di Eric, che comunque è un comportamento strano. Vabbè, io faccio conversazione a caso, voi ovviamente usate la immaginazione come tocca fare a me. Condividi pensieri malinconici perché veramente il comportamento di Eric per lei è indecifrabile, non lo capisce come mai fa così. Non se lo immagina lei che lui ha una cotta. Secondo lei, cioè, è solo un amico e anche per lui è solo un amico. Mangia tesoro. Che hai pure fame. E loro dicono, ma secondo me gli sta dicendo Jasmine, lui ha una cotta per te. E lei, ma no, ma non è possibile. Questo sarebbe un problema perché io non provo niente per Eric in quel senso, per me è solo un amico. Sapete anche voi che quanto io sia attratta da Eric, a me piace Eric. Sì, Eric, ho sbagliato nome, ma a me piace Josh. Eric non è assolutamente il tipo con cui io potrei stare, li voglio tanto bene, ma non è Josh. Per cortesia, mangia anche. Eh sì, te ne fa certo, lo capisco. Magari vedrai che piano piano tutto si aggiusta. Questo pranzo è lentissimo, lei non si degna di mangiare. Allora, guarda, smetti un attimo di parlare e mangia, anche perché. Ah no, stai mangiando molto lentamente, non so quando e come. Ma evidentemente stai mangiando perché la barra sta tornando verde. Okay. Jasmine è rimasta qui, anche Sydney se n'è andata. Cavolo, ma questa flirta, io devo trovare il modo per. No, devo assolutamente togliere le romanze. MC Commander, relazioni. Osserva la relazione romantica. Solo amicizia. Ok, perfetto. Abbiamo tolto
Scusate, mi sembrava necessario. Insomma, qui Eric se n'è andato, Sydney pure, è rimasta solo con Jasmine, che è la sua amica. Lei continua a non capire questo atteggiamento, però adesso è tardi e lei decide di tornare a casa comunque. Anche se non ne ha molta voglia, vorrebbe vedere Josh. Ok, è mattina. Si è svegliata anche Belen, e pure Alma, che si è messa a fare le faccende di casa. Belen è fissata con quei benedetti popcorn. Però lei gli dirà, per favore, no, ti faccio, vedi che preparo io il pasto. Ah, fai pure il gelato, giusto? Non ci facciamo mancare niente. Chi è che abbaia così? Ora, sua madre le può chiedere se per cortesia... spiego cos'è il fichi fichi, no? Facciamo finta che gli stia chiedendo di andare a prendere, di andare a svegliare il piccolo Abel e di portarlo giù. E lei accetta, perché era lì anche andata bene. Non è stata beccata dai genitori. Quindi i genitori non sanno che lei ha fatto tardi, perché già dormivano quando... quando, insomma, Belen è rientrata in casa. Lui si sveglia, riempie la ciotola e Belen va a prendere il fratellino e ringrazia la sua buona stella per aver scampato l'ennesima punizione. Su, svegliati, mostriciattolo. Ce la vedo, lei glielo dice così. Dico di andare direttamente a stasera, perché lei ora sta semplicemente facendo compiti, ovviamente costretta dal padre, perché sia mai che lei li fa di spontanea volontà. Infatti il padre è qui che la sta tenendo d'occhio. Controlla che non si fermi, né che faccia finta, né che stia al cellulare. E lei li sta facendo perché il padre gli ha appena l'ha minacciata di sequestrarle il telefono se la becca col telefono a mano finché i compiti non li ha finiti. Per cui lei... onde evitare che gli venga sequestrato il mezzo più prezioso, lo strumento più prezioso, fa la brava. Andiamo avanti. E visto che i compiti li ha finiti, decide di fare un po' di yoga. A lei piace molto comunque lo yoga e queste attività incentrate sul benessere. Ecco, qui c'è anche una cacca, vieni a pulirla. E lei è già pronta mentalmente per stasera. Che hai, piccola? Su. Minnie sta piangendo. È in amore, questo l'abbiamo capito. Potremmo anche farla sterilizzare. Minnie, piccolina. La padroncina sta facendo yoga adesso, non ti sta considerando molto, venendo cosa fa? Potenziamento cerebrale, anche sua madre sta venendo a fare yoga. Eccola qua pure lei, madre e figlia. Lei ne approfitta perché cerca di trovare un contatto con Belen, anche se Belen mentre fa yoga non ha nessuna intenzione di parlare, perché deconcentra giustamente. Però, vabbè, lei vuole legare ancora di più il rapporto con sua figlia, che ora che è adolescente, comunque non è più così attaccata a lei. Prima andava sempre a cercarla, adesso invece vede che la figlia è molto indipendente e autonoma, anzi, fa molto il contrario di quello che le viene detto. E quindi per questo lei cerca di avvicinarsi, facendo esercizi insieme, però... non è che questa cosa funzioni molto per quanto riguarda la sua ribellione. Certo, lei vuole molto bene a sua madre, però non le piace raccontare le sue cose ai genitori. Vediamole che problema ha. Oh, ho bisogno di attenzioni. Allora accarezzala. Lodala. Yeah, best. Yasinar mom.
E facciamo anche un abbraccia. E poi abbracciamo anche lui. Cugnolone grande. Anzi, bacialo, voglio che lo dai un bacio. E parla con. E poi tra poco ci prepariamo ad uscire. Allora, eccoci qua al locale notturno. È venuto a ballare con le amiche. E sorpresa delle sorprese, chi ci trova? Christian, che non è a casa con la moglie, sì, è nel Che gruppo con noi in realtà. fava? Però fate finta che non sia nel nostro gruppo. Chi è lei? Sarebbe Candy Bear Alexia Holiday. Carino il look, molto hip hop, mi piace. Lei lo vede e lo va a salutare. Sfoggia l'abito. No, lo va a salutare. C'è un dal 5, qualcosa del genere. Vabbè, una braccia? Facciamo così, va in visibilio per i cantanti preferiti. Ah, ciao, anche tu qui! Cosa fai? La mogliettina ti ha dato libera uscita? Tua moglie ti ha dato libera Oh, uscita, sì, su. mogliettina no, è dispregiativo, sembra che. Ma la musica in questo locale? Ecco, la sta arrivando il DJ. Buono. Parla dei sogni. E poi lei si va a prendere una bella bevanda, che anche se non potrebbe, lei si è fatta dare una finta. No, non vero, ho sbagliato. Lei si è fatta dare una finta carta d'identità, quindi sembra che, cioè, pensa, lei ne ha una che dimostra che è più grande di quello che è in realtà. Quindi, grazie alla sua finta carta d'identità, lei va a prendersi dell'alcol. Vuole provare l'alcol perché, insomma, è assurdo che lei non possa bere alcolici. Dove sta scritto? Cioè, nel senso, stupido. Lei deve poter bere, lei può, deve poter fare ciò che ha voglia di fare. Quindi, ordiniamoci una bella bevanda alcolica, un bel cocktail. Tutta felice, ovviamente. Ragazzi, come pensate che possa reggerlo una ragazzina la vodka? Come la possa reggere? La regge male. Molto, molto male. E quindi già lei dopo tre sorsate e se lo sta scolando anche velocemente, senza badare. E già che c'è, è talmente su di giri che decide di ordinarne un altro. Facciamole ordinare la preferita. E dopo la prima bevuta c'è la seconda e la terza e la quarta e c'è Christian. Che lei non lo so perché, però lei adora fare essere provocante. Non, cioè, non lo so, le piace provocarlo. Non per chissà quale motivo, però sì, a lei piace molto questa cosa di provocarlo, quindi già brilla e va da lui a parlare, che insomma si sta bevendo, questo è il secondo drink, e suo padre la chiama per avvertirla che il coprifuoco sta per iniziare. Indovinate un po' se a lei interessa. È tutta contenta, magari non ti mettere proprio davanti a lui così. Ma abbiamo un raduno attivo? No, ok. Ok, facciamo una cosa fantastica. Tu vattene e noi ce ne andiamo a parlare qua. Chiacchiera qui. Come non puoi venire? Ah no, al bagno delle donne, mannaggia. Scusate, questo episodio verrà una cosa orribile con tutte queste interruzioni non volute. Comunque, lei. Lui vede che non sta bene, infatti. Per favore, bisogna di bere un po' d'acqua. Accompagna in bagno, c'è il rubinetto. Però lei, una volta nel bagno, non gli interessa niente del rubinetto. E lui, chissà se c'era ca c'è cascato o se invece
O se invece sapeva quello che Belen voleva fare realmente. E lei inizia a flirtare con lui e brilla, quindi ragazzi. Però fa un po' la sciocchina, fa. Allora, non credo che andrà molto bene, però. Le piace provocarlo. Ci stai un po' troppo, te, però. Dovresti essere più grande. Lui scherza e fa: Dai, Belen, per favore, piantala. Io sono troppo grande per te, non è il momento. E fa per andarsene. Ma lei lo ferma. E pone una domanda spinta. Gli fa: Perché tu non provi? Dai, vai. Vai. Seguilo. Lui rientra. E se ne riva. Tutto così, ragazzi? Tutto così, davvero? Bene, lui se n'è andato perché non ha gradito. Non. Cioè, gli ha detto giustamente: Guarda, Belen, sei troppo piccola per me. Io sono un uomo sposato, tra l'altro. Stiamo anche cercando, purtroppo, ahimè. Lui dirà dentro di sé: Purtroppo, ahimè, di avere un figlio che non va, che non arriva, quindi non dovresti neanche bere. Quindi lui l'ha lasciata sola nel bagno. Lei questa cosa non piace granché. E cerca di darsi la carica. Lui però alla fine, insomma, ha notato che lei ha bevuto un po' dall'odore, un po' dall'altro. E quindi decide di tornare indietro per portarla a casa. Sì, momentaneamente lo sto comandando, però ho bisogno di comandare anche lui, altrimenti è un casino. Lui torna indietro e cerca di farla ragionare. Mi ha dato baci, vabbè. Gli dice: Belen, sei piccola, non dovresti bere. Che ti ha preso? Mi dice: Dai, non fare il noioso. Ponigli questa domanda spinta perché lui lo dovrà proprio provocarlo. Ti prego, Belen, piantala. Sono un uomo adulto. Non puoi fare così, non puoi. Quindi lui l'abbraccia adesso perché cerca un attimo di calmarla. Belen, per favore, vieni qua. Ti riporto a casa. No, lei però non si arrende, non demorde. Lei tenta di sedurlo. Come una piccola Lolita. Il problema è che lui ci sta. Perché lui, per quanto sia adulto, per quanto vorrebbe riuscire a resistere a Belen. Belen ha questo carattere frizzante, questa bellezza particolare, che lui non, per qualche strana ragione, non riesce a dire di no. Tra l'altro, anche lui un po' bevuto. E quindi così. E quindi è così, non riesce a resisterle. E l'unico modo che ha lui per evitare tutto questo è scappare. Ma lei è testarda come un piccolo muro di cemento e lo rincorre. Ed ecco che il primo bacio ci scatta. Lei lo bacia e lui è stordito da questo. Lei dovrà, gli chiederà sicuramente di restare per la notte. In realtà gli sta dicendo: Non riportarmi a casa, mio padre mi uccide se mi vede in questo stato. Per favore, portami da qualche altra parte. Aiutami tu, ti prego. Non riportarmi a casa mia. E lui per qualche ragione si lascia convincere. Quindi decide di chiamare Victor, che adesso ci ucciderà. Però lo chiama per avvertirlo che non si deve preoccupare, che Belen starà da lui. Che ovviamente non gli dirà che starà da lui perché ha bevuto. Gli inventa che magari l'ha trovata e guarda, non si sente molto bene. Però non preoccuparti. Casa mia è più vicina, la porto da me, poi domattina te la riporto a casa sana e salva.
Lui lo porta a casa sua, sperando, gli chiede di... E ora gli dirà, ti prego, per favore, stai tranquilla adesso, rilassati, non mettermi nei guai con mia moglie. A tuo padre ci ho pensato io, però adesso tu devi andare a letto e non fare storie. Anche perché sono le 3:15, questa cosa comunque comporterà una grossa... Ah, giusto, non è... Devo bussare alla porta perché lui adesso è in questa unità familiare e lei è qua fuori. Quindi lui va a aprire. Belen accetta di dormire da lui, più che altro perché comunque non ha voglia di andare in casa. Però prima di andare via, prima di mettersi a dormire, anche se ha promesso di fare la brava, però ragazzi lo sapete, lei lo bacia. Le sue promesse non valgono niente. Tu attenzione perché stiamo rischiando grosso. Abbiamo tua moglie in casa. Gli dice ti ringrazio. Lui dice no, cosa fai? Belen, non puoi fare così. Bene, lui ha reagito esattamente come volevo reagisse. Ottimo, bravissimo. Gli dice ora vai a dormire, per cortesia, e domattina ti riporto a casa. Smettila di fare la bambina. E quindi lei va a dormire. Un attimino seccata per come sia andata la cosa. Mentre lui va da sua moglie. E discutono un po'. Gli spiega la situazione. Gli dice: guarda, l'ho trovata. Ha bevuto. Non vuole che lo dica a suo padre. Intenzione di non dirglielo. Per stanotte dormirà qui. Poi domani la riporto a casa sua. E lei comunque accetta di buon grado. Quindi abbiamo visto anche gli Wallace oggi, visto. E per ora sembra anche che siano un po' in pace. Lui, lei comunque ha capito la situazione. Sa che Belen è l'amica, è la figlia del suo amico, quindi insomma non vuole remare contro, non vuole litigare per questo, anzi la vede quasi per lei è una cosa positiva perché vede questo suo interessamento come una cosa, un filo paterna. E quindi niente, per lei è una cosa buona, non sa ovviamente tutto. E Belen in tutto ciò dorme profondamente, un po' ubriaca e un po' impazzita, felice per Josh, imbarazzata probabilmente domattina, sarà sicuramente imbarazzata per quanto accaduto con Christian. È solo le 5:30 e lei si sveglia adesso, in teoria, se ce la facciamo, si sente così a disagio che si veste immediatamente e torna a casa. Di corsa proprio. Senza dire niente a lui, senza dire niente a nessuno. Victor è qui che l'aspetta al varco. Ti sta proprio aspettando al varco e mi dispiace, ma adesso è veramente arrabbiato. Quindi ti castiga. Punizione per aver infranto il coprifuoco. Anche se, per carità, non so cosa sia successo, però non, era comunque fuori dall'orario e quindi dice: ma stavo male, non mi capisci mai. Non mi interessa, niente telefono. Quindi, Belen, direi che questa serata gli è proprio andata male. Chiedo scusa, perché questa puntata è stata un po' disastrosa da attuare. Non è venuta proprio così come avrei voluto. E me ne scuso. Però, ragazzi, io spero che un minimo vi sia piaciuta. La prossima volta ci saranno gli Wallace. Comunque, come notiamo, farò un po' qua e là se c'è bisogno. Quindi,
Salutiamo la famiglia Mendoza, salutiamo Belen e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Tracks, yep, our hip and gum.